L'Osservatorio del Mare del Parco Nazionale dell'Asinara è un punto di riferimento anche per la Corsica, soprattutto per quanto riguarda il centro di recupero animali marini. Nei giorni scorsi a Cagliari si è svolta la riunione del Comitato di Pilotaggio della Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina della Sardegna, che vede l'Asinara un punto di riferimento per quanto riguarda l'ospedalizzazione delle tartarughe del Nord Sardegna e per la Regione Corsa. Il Consiglio Direttivo, nell'ultima seduta, ha stabilito di trasmettere ai progettisti le indicazioni relative alla programmazione dei lavori di recupero conservativo dell'ex carcere di Campuperdu e della caserma Monda. Il Centro Osservatorio del Mare, che attualmente ospita le aule didattiche, includerà il Centro di Recupero di Animali Marini, attualmente gestito dall'Associazione Crama Asinara. L'importo impegnato per il progetto è di 2.300.000 euro. Attualmente nel centro dell'Asinara sono presenti 7 esemplari di tartaruga caretta che vengono seguiti dai biologi e veterinari e ben 4 provengono dai mari della Corsica. Gli ultimi arrivi riguardano 2 esemplari recuperati dall'associazione CARI che si occupa del primo soccorso della fauna marina in Corsica, uno del peso di quasi 11 kg e l'altro di 2,5 kg. Il sempre più importante ruolo del centro di recupero degli animali marini e il certificato di eccellenza da poco attribuito al parco contribuiscono sicuramente a rendere baricentrico il Parco Nazionale dell'Asinara nell'area del centro mediterraneo.